Amici Granata, buongiorno e benvenuti allo stadio Goia di Volpiano. In campo Toro e Lazio per la gara d'esordio del campionato Primavera 1 2020-2021. Fischia l'arbitro, è iniziata Toro-Lazio, si invertono i ruoli con Massimo Tesio. Alla lunetta del calcio d'angolo mette in mezzo Greco, il colpo di testa, il gol di Denis Portanova, porta in vantaggio il Toro. Attenzione ora a Sheu, il cross in mezzo, arriva il pareggio della Lazio. Favale va a metterla lunga sul secondo palo, la centra Celesia, c'è l'intervento decisivo a mettere in calcio d'angolo da parte di Endrečka. Con il corto la mette dentro Greco, la conclusione di Portanova, centrale, blocca Furlanetto. La tiene in campo, supera Siniega, il cross arretrato Bertini, e arriva il calcio di rigore, tocco involontario ma con un braccio da parte di Denis Portanova, che viene anche ammonito. Arriva il vantaggio della Lazio sul calcio di rigore, trasforma Franco. Bertini al limite, la conclusione, palla alta sopra la traversa, colpo di testa di Tesio, poi Greco vede l'inserimento di Favale, la traversa, va a negare a Favale il gol del pari. E arriva in questo momento il duplice fischio di Perenzoni, termina qui il primo tempo. Sheu, il cross in mezzo, attenzione Moro, salva sulla linea Tesio. Proviamo a ripartire subito con Cancello, fermato da Andrečka. Allora lotta, ci mette il fisico l'attaccante napoletano, cambia di nuovo tutto, Favale, le finte, prova col mancino, si allunga Furlanetto e con la punta delle dita mette in calcio d'angolo. Toro ancora vicinissimo al pareggio. Greco mette il pallone in mezzo, Siniega, ancora Furlanetto, un miracolo non visto dall'arbitro. Picca in profondità, occhio allo scatto di Moro in area di rigore. Moro se l'allunga un po' troppo, per nostra fortuna esce Pirola. Prova sul secondo palo, termina direttamente fuori. Spazio col mancino, Guerini, che difficoltà nello stop, ancora Guerini, il doppio passo, Guerini, palla a lato, tutto pronto, parte Guerini, il gol dell'ex e il pareggio del Toro al 34esimo minuto del secondo tempo. Un capolavoro di Daniel Guerini. Anticipo di Novella su Guerini, ma ancora Toro in possesso di palla con Procopio per Celesia, il cross in mezzo. Guerini! La colpisce male, peccato. Blocca Furlanetto. Niemeyer. Attenzione all'inserimento di Castigliani in area, poi Bertini, ancora calcio di rigore per la Lazio. Parte Moro, Pirola indovina il lato ma non riesce a fermare la conclusione dello spagnolo. Lazio 3, Toro 2. Sul secondo palo sta Caceto, Siniega. Arriva il fischio dell'arbitro con la panchina del Toro che lamenta un fallo di mano, ma si chiude qui tra le proteste granata.